Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero con il consueto appuntamento, consueto ma inconsueto per la nuova location che ci impone questo momento. Ci siamo attrezzati noi di Business 24 per poter registrare anche da casa e mi raccomando, anzi ne approfittiamo per ricordare, restate a casa e, in modo da potervi dare, continuare a dare il servizio di informazione a cui siete abituati. Naturalmente il momento è quello che conoscete per conoscere, per scoprire i segreti del successo degli imprenditori al top e questa sera in particolare abbiamo non soltanto un imprenditore ma un amico, mi permetto di dire, che in questo momento ha fatto anche un gesto molto generoso di grande beneficenza di cui ci parlerà. Mi riferisco a Fabio Chimento di Ligure System. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Matteo. Grazie per essere con noi, Fabio. Vedo che sei nella tua maison, diciamo, nella tua. Siamo a casa. Giustamente, giustamente, c'è un bel giardino sullo Sì, schermo. diciamo che sì, oggi c'è una bellissima giornata, quindi molto È un bello. bel modo di fare la quarantena, diciamo, secondo Diciamo me. che sì, diciamo che Vediamo il sono lato positivo. uno dei pochi fortunati che la quarantena. Stare a casa non ci sto mai, quindi mi sto godendo casa. Molto bene. Allora, partiamo innanzitutto da chi sei, di che cosa ti occupi, soprattutto da un punto di vista di Ligure System, per l'esattezza. Allora, Matteo, noi ci conosciamo da tanto tempo, quindi ormai faccio una breve sintesi di chi sono, eccetera. Allora, io provengo dalla Chimento Design, che è una mia società fondata nel 2006, e dove ci occupiamo realmente di product, interior productor, quindi facciamo interni di lusso per il mercato asiatico. Nel 2014 abbiamo rilevato Ligure System, una realtà genovese, dove la strategia era quella complementare per fare un general contractor a 360 gradi, affinché ogni commessa che prendevamo potevamo gestirla noi internamente. Questo ha dato fatto che nel 2015-16 siamo stati tra i primi ad affrontare il mercato asiatico, con un focus in Vietnam, dove oggi abbiamo sia showroom che uffici, e un ufficio a Shanghai, dove abbiamo fatto delle residenze, delle ville, uffici, quindi diciamo che abbiamo fatto la sala conference di Donald Trump in Vietnam, che è una cosa immensa. Diciamo che ci sta Bella questa pagando cosa tutti i di soldi. Trump, una bella Sì, questo immagine. non la sapevi, vero? No, mi mancava. Sì, è realizzata 2 anni, 1 anno e mezzo fa, è una veramente a Da Nang, abbiamo importato tutto il legno italiano per fare tutta una struttura sia interna che esterna, dove c'era il meeting fra il presidente vietnamita e Donald Trump, fatto apposta, quindi è stato un lavoro di 1 mese e mezzo di tutta la mia squadra italiana laggiù, quindi Un cliente non facile, sicuramente cliente esigente. non facile. Mamma mia, però è stata una Sicuramente bella avventura. Quello esigente. che ci contraddistingue, che ne parlavi prima, è che noi abbiamo tutta la manovalanza interna. Quindi anche in Vietnam siamo andati con la manovalanza italiana. Questa è una bella, quindi diciamo, sottolinea ulteriormente il Made in Italy, diciamo, della vostra azienda. Sì, allora noi ci contraddistinguiamo all'estero soprattutto per il Made in Italy, sia nel prodotto che vendiamo e produciamo che nel modo di installarlo. Quindi quando chiudiamo un contratto è proprio una clausola che il tutto viene montato, assemblato dal nostro personale che va in loco a realizzarlo. Quindi affinché tutto procede per il meglio, perché abbiamo un'ottima reputazione nel mercato asiatico, che i nostri prodotti sono fatti bene, montati bene, non ci sono nessun problemi fino alla consegna. Diciamo Quindi lì ci teniamo. una cosa completa, una filiera completa, diciamo dallo studio fino alla consegna e quant'altro. Ecco, tra l'altro mi piace dire che ci conosciamo non soltanto perché ebbi occasione di intervistarti in un altro dei nostri programmi Proposition diversi anni fa, ma anche perché poi, essendo continuato questo rapporto di amicizia, Ligure System ha fornito gli arredi della nuova bellissima, voglio dire, sede di Business 24 a Genova nel Palazzo della Borsa. Quindi so di cosa stiamo parlando anche. Sì, è stato un onore arredare il tuo ufficio, anche se molto particolare, anche te cliente Molto difficile, complesso, molto tecnico, è vero, sì.
Però diciamo che il nostro grosso investimento che abbiamo fatto nel 2016, dove avere tutto interno, vale dire tra trasportatori, montatori, progettisti, quindi chiunque dipendente nostro, fa sì che il nostro general contractor sia controllato dall'A alla Z. Quindi il cliente, non ha, anche se ha un problema, lo risolviamo subito, non andare a vedere chi è stato e chi non è stato. Sì, tra l'altro il bello è che c'è comunque un rapporto diretto poi con te, no? Cioè, sono in prima linea. Sì, non bravo. So se sia solo il caso per, per la nostra conoscenza, ma immagino che tu ti metta in prima persona un po' in tutti i rapporti di lavoro. No, guarda, a me piace tantissimo lavorare, quindi noi siamo cresciuti, non dico dal nulla, però tutto quello che abbiamo lo facciamo con i nostri sforzi. Io in Vietnam andavo a caricare col furgone dal magazzino a un altro, quindi anche in Italia, quindi diciamo che non mi faccio mancare niente, è lì che capisci, secondo me, uno lì capisce il vero lavoro, quello che c'è dietro, perché se sta uno sempre dietro la scrivania non vede nulla, non vede quello che c'è dietro. Sì, anche diciamo che sei più, hai il polso proprio, no, del mercato anche in questo senso. Sì, giusto, capisci anche il cliente, capisci le difficoltà sul lavoro, capisci un po' qualsiasi cosa, affinché poi la seconda volta magari non commetti lo stesso errore o migliori quello che devi migliorare, quindi è molto importante. È un approccio un po' consulenziale il vostro, si può dire, nel senso che si parte appunto da un'idea, da un budget soprattutto, e da lì si costruisce tutto il progetto. Allora, guarda, prendo atto di quello che mi hanno chiesto tempo fa, perché io non prendo agenzie o prendo marchi da rivendere. Allora, noi abbiamo fatto una strategia, una decisione presa 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, con il mio staff a Genova, che noi, rispetto a tutti gli altri concorrenti, sia liguri che italiani, non siamo un'agenzia ufficiale di un marchio. Sì. Prima era la vecchia Ligur System. Perché Ligur System era un'ottima azienda, qualità altissima, prezzi altissimi, era un rivenditore di un unico marchio, quindi aveva i soliti clienti, una fascia di clienti esatta. Io oggi non voglio nessuna agenzia, infatti ogni giorno mi arrivano richieste, ok, ma evitiamo, perché vogliamo vendere al cliente quello che il cliente vuole, non dargli un prodotto perché io lo devo vendere, perché chi è un'agenzia spinge il proprio prodotto, perché alla fine poi in base alle vendite c'ha dei premi, c'ha degli sconti, quindi c'è un interesse, quindi è inutile che io ti devo vendere una custodia se posso venderti 3 tipi diversi di custodia che costano meno o sono migliori, capito? Sì, quindi diciamo poi effettivamente proprio è la vostra politica, no? Quella di non sponsorizzare magari un marchio, un prodotto, ma in base un po' anche alle esigenze, al budget del cliente, seguire un po' quel filo. È chiaro che se il budget che non è mai illimitato purtroppo, ma comunque il budget è più alto, si può riuscire a trovare qualche cosa. Beh, oggigiorno sempre di più le aziende, noi trattiamo anche con delle SPA, aziende grosse, medie, piccole, quindi è una fascia di mercato ampia la nostra, ma dal piccolo al grande oggi il mercato non è uguale a 10 anni fa o 5 anni fa, quindi siamo attenti tutti ai prezzi, che vuol dire, io preferisco che un mio cliente mi dà un budget da rispettare, dove io poi col budget posso proporre varie alternative di prodotto, quindi do sempre delle alternative al cliente, dei gusti, delle scelte, finiture diverse eccetera, che proporre io, perché oggi un desk o un divano o qualsiasi cosa riguardante un interior spazia dai 100 lire ai 2000 euro, quindi diciamo che veramente ampia la scelta dei prodotti oggi, quindi preferisco avere un budget dove io faccio rientrare qualsiasi cosa con tutto il mio team, proprio chiavi in mano, quindi questa è un po' la nostra forza oggi. Costiamo un pochino di più rispetto agli altri, questo non lo nego, ma il servizio è diverso, quindi ho tutto interno. Giustamente, come andare a mangiare in un buon ristorante che però sai che ti propone materie prime di qualità cucinate in un certo modo, no? E spendo quell'euro in più, ma so bene che mangio bene. Invece vado a spendere un po' meno, ma poi mi rimane che ho mangiato male eccetera, sono ancora più nervoso di prima, quindi preferisco spendere 100 euro in più che risparmiarne quei 10 per poi. Per esempio, una cosa che io noto, divagazione sul tema, che noto molto in un ristorante appena arrivo, è se sono comodo
seduto, cioè se la sedia è comoda. Se già la sedia è scomoda, sono già nervoso, perché dico, ma caspita, un quadro Quello così semplice, così banale, sono i dettagli che fanno la differenza. sì, sono sempre particolari che fanno la differenza. Guarda, io sono sempre dell'idea che basta quel tocco di originalità, cioè noi consideriamo che quando chiudiamo un cantiere facciamo entrare anche un'impresa di pulizie nostre, quindi come è stato anche nel tuo caso abbiamo mandato un'impresa di pulizie, abbiamo pulito l'ufficio e siamo usciti, quindi non è nella mia competenza pulire dove ho lavorato, nel senso ufficio in generale. Quindi però è un biglietto distintivo, un qualcosa in più, ci tengo che quando io lascio il cantiere sia perfetto, tutto qui. Abbiamo detto, Fabio, che tu hai preso possesso di Liquid System nel 2014, giusto? Fine 14, 2014, cioè, sì. era una realtà di Genova, un'azienda genovese comunque già molto avviata, già molto conosciuta. Quando si prende in mano un'azienda in queste circostanze, c'è sempre un passato, a volte positivo, a volte negativo, però bisogna creare una discontinuità, cioè lasciare la propria impronta. Tu come hai fatto in questo caso? Allora, l'ingresso alle Gursis non è stato molto semplice nel 2014, perché giustamente c'era la vecchio staff di gente, diciamo, da intorno ai 40-60 anni, che farsi dirigere da uno giovane e poi da uno nuovo arrivato nel settore non l'hanno presa benissimo. Infatti nei primi un anno e mezzo abbiamo lasciato il vecchio staff, pian piano abbiamo cercato di cambiarlo e abbiamo cambiato anche la loro mentalità. Perché l'Igorsese sì che andava bene, ma era una realtà ferma nel passato. Non voglio negare nulla al vecchio proprietario che è stato bravissimo, però oggi il mercato è cambiato, quindi l'Igorsystem oggi è un general contractor che basa le vendite in base alle esigenze del cliente. Quindi dall'A alla Z, dal progetto al montaggio, tutto interno all'Igorsystem. Questo è il nostro segno distintivo oggi. Quindi poi da lì hai creato la tua firma in qualche modo, no? Hai lasciato un po' il segno. Quella è la nostra firma. Tant'è che appunto oggi siete arrivati, diciamo abbastanza recentemente, ad aprire una filiale in Vietnam. A questo proposito colgo l'occasione per chiederti com'è la situazione in quella zona. Allora, oggi purtroppo, come me, come altri imprenditori di qualsiasi settore, oggi è tutto fermo. Noi lavoriamo tanto con la compagnia di shipping anche. E come detto te, ho un ufficio, uno showroom sia a Shanghai che a Ho Chi Minh City in Vietnam. E lì, lavorando con l'esportazione, quindi prodotti italiani, eccetera, è tutto fermo, perché le navi non vanno, i trasporti sono fermi, oppure se ci sono ritardano, i clienti non escono, quindi è veramente un periodo difficile. Poi in Vietnam, a dire la verità, il virus sta arrivando adesso. Quindi non so per quale motivo in Cina, visto che è di vicina, è arrivata prima in Europa e dopo in Vietnam. Quindi, però ho dei contatti laggiù, giustamente dipendenti, che mi dicono che adesso è tutto chiuso perché non si può più uscire e sono in quarantena come noi. Sì, quindi effettivamente c'è un il virus, ha fatto purtroppo dei giri strani Strani, anche. Eh infatti. sì, purtroppo sì, drammaticamente. È una situazione questa sicuramente nuova, inedita, che drammaticamente ha messo in crisi tante aziende. Non è la prima crisi che affrontano le aziende, perché c'era stata anche quella del 2008 recentemente, più in passato tanti altri momenti, ma come questa forse è dal secondo dopoguerra che non si aveva niente del genere. Come si affrontano crisi devastanti come questa soprattutto? Come si fa a rimanere in piedi? Allora, Matteo, come si fa a rimanere in piedi? Il discorso, allora, questa è la mia vera crisi che vedo, perché io ho iniziato nel 2006, quella del 2008 sinceramente non me la ricordo. Oggi è facile parlare da una scrivania, essere dipendente e dire ok, facciamo questo, facciamo questo, facciamo quell'altro. Discorso che oggi tutte le aziende italiane, parlo a livello Italia, siamo bloccati, quindi i nostri pagamenti li dobbiamo sempre fare, e per adesso abbiamo tutte le rate da sopportare, finanziamenti, quindi qualsiasi cosa, giustamente tutti i fornitori con delle scadenze vogliono incassarli. E diciamo che è un periodo difficile, oggi non c'è chi ha le spalle larghe sopravvive, chi ha le spalle piccole viene cancellato, perché
chi ha le spalle larghe ha dei costi alti, chi ha le spalle piccole ha dei costi piccoli, quindi diciamo è tutto proporzionato oggigiorno. Il discorso è oggi purtroppo non abbiamo nulla, non possiamo fare nulla, siamo costretti a stare a casa, tutto il mercato è fermo, quindi siamo in mano ai nostri politici, questa è la vera e dura realtà. Sì, effettivamente che poi... stanno dando tante informazioni, stanno spiegando che ci saranno fondi, soldi, qua su giù, però... al momento tante parole, ma allora Matteo io non mi schiero mai con nessuno sinceramente, perché ormai non credo più alla politica, vabbè questo è un caso a parte, il discorso che oggi noi imprenditori, anche dipendenti, penso abbiamo bisogno di un supporto governativo, ma perché tutte belle parole, sì, mettiamo la moratoria dei fidi, moratoria delle sospensioni rate, mutui, eccetera. Il discorso che oggi non c'è nulla in mano, cioè io ho il consulente lavoro, il commercialista eccetera, che i bancari che mi dicono guarda Fabio, il discorso è che ancora il governo non ci ha mandato i moduli, forse è arrivato qualcosa ieri, me lo stanno confermando oggi o domani per la sospensione delle rate dei finanziamenti, mutui aziendali eccetera, ma il resto non c'è niente, quindi diciamo che il mese scorso è passato adesso, il 31 marzo, e a me hanno addebitato qualsiasi cosa. Quindi il discorso è, vogliamo dei fatti, perché oggi abbiamo bisogno più che mai di una liquidità, della sospensione delle rate come state dicendo, anche una piccola parte, cioè i buoni spesa. Sì, un segnale, diciamo. Va benissimo, per un cittadino avere 50 euro, 20 euro, 100 euro di un buono spesa, vuol dire che il governo sta facendo qualcosa, è in prima linea, si sta mettendo lì. Il discorso che ha preso siamo tutte parole, troppo è questo il problema. Certo. E, abbiamo parlato di questa situazione particolare, appunto tu conosci bene il mercato asiatico, ci sono poi altri mercati che coinvolgete, non so, la Costa Azzurra magari, eccetera. Allora, noi adesso abbiamo intenzione di spostarci, è una news più che altro, aprire gli uffici in Lussemburgo. Lussemburgo, io ho già dei contatti dove il governo lussemburghese diciamo si è messo in prima linea che paga il governo paga gli stipendi ai dipendenti. Quindi l'azienda va in banca e dice ok, questi sono gli stipendi dei miei dipendenti, la banca attraverso dei fidi governativi eccetera paga i dipendenti. Quindi questo vuol dire il governo mi sta aiutando. Certo. Sì, questo vuol dire cioè comunque un segnale un questo segnale, è un segnale forte, se il governo chiaro, paga diciamo. Tutti gli stipendi di tutti i miei dipendenti o di tutti i dipendenti degli imprenditori di tutte le aziende che ci sono in Italia, questo è un segnale che il governo mi sta aiutando, poi ok, poi pian piano mi arriverà liquidità eccetera, ma intanto mi toglie il problema degli stipendi, i dipendenti sono contenti perché lo stipendio lo prendono sia l'80, il 90, il 70% ma qualcosa lo prendono, io c'ho un aiuto governativo, diciamo che posso vivere la mia quarantena un po' più tranquillo, questo è un po' il discorso mio, come penso anche tutti gli altri. Parla tanto degli imprenditori, no? A volte li si addita come quelli che non vogliono pagare le tasse, anzi non solo, ma addirittura l'Igur System ha fatto qualcosa di più, ha fatto un atto di generosità, perché avete donato una quantità ingente di mascherine all'ospedale di Genova. Allora, noi come ogni volta purtroppo quando succedono queste cose in Liguria, le mareggiate, l'alluvione, il Ponte Morandi, adesso il virus che è in tutta Italia, in tutto il mondo, e dal nostro piccolo io voglio sempre dare una mano in quel che posso, quindi oggi, ieri sono state consegnate 8.000 mascherine al centro di smistamento del San Martino, che è un ospedale di Genova. Poi le smisteranno le antiospedaliere liguri, non lo so, però FPP3, quindi le mascherine che servono proprio per i medici, per il virus, spero che vengano utilizzate il meglio possibile. Questo non per farmi pubblicità, perché non ne ho bisogno e poi non voglio, il discorso è che ognuno di noi deve dare un piccolo contributo, perché oggi sta tutto su di noi, quindi se il governo non c'è dobbiamo aiutarci noi a vicenda, quindi se io posso darvi un euro vi do un euro, se posso darvi 2 euro ve ne do 2, quindi ognuno ci dà il proprio aiuto, perché il nostro punto d'appoggio sono i medici purtroppo, nel senso
fanno un ottimo lavoro e rischiano la vita ogni giorno, perché io sento parlare che ogni giorno muoiono dei medici perché aiutano a salvare altre vite. Quindi diciamo che oggi l'unica parte in prima linea sono i medici. Quindi quante mascherine hai detto avete donato? Circa 8.000. 8.000 mascherine, di quelle sì, diciamo... Non sono tanti, non sono poche, però è insomma, un gesto, diciamo. È un numero... Comunque parliamo di un singolo ospedale. Pensa un po' se in ogni città, in ogni comune ci fossero 10 aziende che fanno quello che avete fatto voi, già insomma, sarebbe un bel aiuto. Sì, bravo. Ma il discorso è che io non capisco perché dicono che le mascherine non si riposto trovare io, non può trovarle la Protezione Civile o lo Stato. Sembra un po' sembra strano. Molto strano, eh? Magari non ci sono abbastanza fondi, chi lo sa, vai a sapere. Vabbè. Va bene, a questo punto non resta che concludere in bellezza con il top secret, con il segreto del successo di questa azienda al top, Ligure System per l'appunto. Quindi il segreto del successo, diciamo, di Fabio Chimento, poi, no? Che i nostri telespettatori vogliono conoscere. Allora, segreti alla fin dei conti non ce n'è. Un incredibile segreto è la buona volontà che ognuno di noi deve avere in se stesso. Io non ho hobby, non bevo, non fumo, quindi non mi ha mai importato di nulla, ma soltanto del mio lavoro. Io non vado mai in vacanza, se vado vado una settimana ad agosto, ma la mia mente è sempre nel mondo del lavoro, quindi io colgo sempre le opportunità, vedo business dovunque e cerco di aiutare sempre il prossimo. Quindi diciamo che il mio segreto è questo, essere sempre voglia di quello che uno ha voglia di fare, perché la vecchia frase fai quello che ti piace, certo, vedrai che arriverà, oggi secondo me, cioè devi fare quello che vuoi, ma devi farlo bene, quindi ti ci devi mettere tutto te stesso. Io sono sempre in prima linea, come abbiamo detto prima, io guido il camion a volte, quindi diciamo che non mi faccio paura di nulla, non, ti tiri indietro, diciamo. Non mi tiro indietro, quindi ognuno deve essere sempre in prima linea. Va, questo è un po' il segreto nostro. Bene. Allora io ringrazio Fabio Chimento, Ligure System, grazie per essere stato con noi, davvero grazie a te Matteo, vi ringrazio e complimenti, anzi davvero complimenti per quello che fate, che avete fatto per questo gesto di grande beneficenza. Grazie. E per quanto ci riguarda io non faccio altro che darvi appuntamento sempre domani sera alle 20:30 in punto su Sky canale 821, in streaming anche per chi non avesse Sky, su YouTube in simultanea, con tutti i nostri appuntamenti e col sottoscritto naturalmente con altri amici, altre amiche, imprenditori, imprenditrici di successo con i loro top secret. We'll be right back.